Arancionicorni, questo video me l'avete richiesto veramente in tantissimi e proprio per questo lo sto per fare, ovvero è un video haul. Mamma mia, da quanto tempo non c'era un video haul sul mio canale, a meno che non sia un video haul di Tiger, ma va bene, dettagli, da una vita. Allora, tutto quello che vi mostrerò in questo video, spero di essere veramente veloce, non l'ho preso tutto in un giorno, no, cioè non sono così pazza, non sono così... Beh, comunque, l'ho preso da circa da fine maggio, quindi da quando sono iniziati i saldi, giugno, fino ad oggi. E ci sono anche in mezzo anche dei regali che mi ha fatto Andrea, bla 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 bla. La maggior parte delle cose ve le ho anche poco poco fatte vedere già su Instagram, e quindi magari sono cose che avete già adocchiato e mi avete chiesto infatti dove l'hai preso, quanto ti è costato. Ora i prezzi non me li ricordo. Vi volevo dire anche una cosa: come avete notato, il nome del canale è cambiato, non perché io e Andrea ci siamo lasciati, no, stiamo insieme da 9 anni, ci vogliamo anche sposare e chissà, e vabbè, fare una famiglia, va bene, no, è perché per motivi di lavoro. E quindi non vi preoccupate, cioè ci sarà anche Andrea sul canale, ci saranno i soliti video, anzi ne arriveranno tanti tanti pazzi video. Ok, detto questo, iniziamo subito perché sennò mi perdo in ciance, in bando alle ciance. Allora, parto dalla prima cosa, ovvero questa agenda qui. Questa qui l'ho presa alla Feltrinelli, è l'agenda diario di Harry Potter. Me l'avete chiesto tutti dove l'hai presa, perché l'ho mostrato su TikTok, seguite mi sempre su TikTok, e mi è costata questa qui 10 euro, me lo ricordo benissimo, è costata veramente pochissimo ed è bellissima, l'adoro. Quindi alla Feltrinelli questa qui, me ne ricordo il prezzo, 10 euro. Poi ho preso molte cose, sono tutte con i saldi, alcune cose a prezzo pieno, tipo questa, ovvero la Switch Lite color rosa corallo e la cover di Animal Crossing dietro, che me l'ha presa Andrea perché è scomparsa per Animal Crossing, ormai lo sapete, da una vita. Questo qui l'ho preso a prezzo pieno, anche se avevo una Nintendo Switch classica, proprio perché mi piaceva, cioè la volevo e volevo creare una doppia isola e bla 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 bla. E quindi questa qui l'ho presa a prezzo pieno forse un mese fa, un mese e mezzo fa, sì. Poi ho fatto degli ordini su Sephora, alcune cose già ve le ho mostrate, altre cose no. Partiamo da due fondotinta che ho preso, ovvero uno di NARS e uno della marca Smashbox. Allora, NARS l'ho preso su Sephora, la colorazione è giusta perché sto facendo sempre ordini online per i fondotinta, come voi tutte sapete, soprattutto le femminucce, trovare un fondotinta del colore giusto su internet è praticamente impossibile, ma ce l'ho fatta. Mi sto trovando veramente bene, anche questo qui di Smashbox mi trovo veramente bene, questo l'ho preso da Douglas e mi sto trovando bene. Erano in offerta, forse tipo 15 euro in meno, e questo qui 10 euro in meno, e quindi li ho presi i saldi, viva i saldi ragazzi. Ho preso questo profumo portatile Tide Zenith a 9,99 euro, l'ho preso da Tide Zenith. Ed è il classico profumo che voi sentite quando entrate su Tide Zenith, c'è un odore pazzesco di roba pulita, cioè l'adoro. E da tenere in borsetta è top. Poi ho preso delle creme, vado velocissima. Questa qui della Lancome, la Hydrazen. Questa qui sempre della Lancome, mi sono fissata con la Lancome. Ma anche la Clinique, mi sto trovando alla perfezione. Fatemi sapere se volete magari che su Instagram ve le vado a mostrare nel dettaglio, perché sono delle creme stupende, stupende, e mi lasciano la pelle idratatissima, soprattutto in estate, perché io ho la pelle tendenzialmente da una parte di qua tipo secca e poi di qua misto e grassa, quindi sono un misto, come sempre sono un misto. Ho preso questo qui, il siero della Bioderme, me l'avete consigliato anche voi, alcune di voi su Instagram, e mi sto trovando benissimo. Insieme a questo, questo qui è l'olio di Nux, me l'ha consigliato una ragazza di voi, l'ho preso ed è la vita ragazzi, è un olio, a parte che ti lascia la pelle profumatissima, ma bando le ciance, ciance. Ho preso due palette su Sephora, ovvero questa qui che è vecchissima, che è della Too Faced, la Gingerbread, mi piace, era scontatissima, l'ho presa tipo 30 euro in meno se non di più, e quindi un affarone, e dai colori totalmente caldi, bellissimi, stupendi. Sto coprendo lo specchio perché sennò fa riflesso, non perché devo nascondere qualcosa, per carità, non voglio questi commenti. Stessa cosa questa qui ha dei colori viola, cioè è totalmente viola, è della Urban Decay ed è stupenda, e si chiama Ultraviolet, cioè per farvi capire, tutto viola. Della Mr. Wonderful ho preso questa bottle, questa bottiglia termica per l'acqua, che in estate l'acqua fresca sempre a portare di mano è qualcosa di sacrosanto, io sto anche bevendo di più e vai, ed è veramente gigantesca, 750 ml da portare sempre con voi, oppure anche a casa come faccio io, giro e bevo, e questa è bellissima.
E c'è l'acqua di dentro che dovrò andare a bere, che ancora non ho bevuto. Ho preso 3 tinte labbra, come voi sapete io amo le tinte labbra, e ho preso 3 tinte labbra di Nabla. Sto provando le tinte labbra di Nabla, mi sto trovando molto molto bene. Non durano come quelle di Maybelline, però sono belle, rendono le labbra molto molto setose e meno secche rispetto a quella di Maybelline che utilizzavo prima. Poi ho preso un set di pennelli della marca Zoeva, perché mi trovo alla perfezione. Sono tantissimi pennelli, sono tutti qui dentro, non ve li vado neanche a mostrare, però sono spettacolari, morbidissimi, e li ho presi su Sephora ed erano tipo 30 euro in meno, quindi si può fare alla grande. Una nuova scoperta che ho fatto è questa cosa qui, non sapevo neanche della sua esistenza, l'ho vista in vari siti, l'ho vista sponsorizzata ovunque, ho detto bah, proviamola, ed è una crema fondotinta della marca Clinique, è tipo una BB cream, ma è strana ragazzi, cioè ve la spiegherò magari su TikTok o su Instagram, perché prende il colore della tua pelle, cioè non so come sia possibile, ma dopo tipo 2 applicazioni ti fa il tuo fondotinta, cioè ti fa il colore del tuo fondotinta. Magia ragazzi, questa per me è magia e non me lo so neanche spiegare, quindi boh, vabbè, e l'ho preso pure scontato. Poi un mascara, il mascara della Essence, questo qui ne ho sentito parlare sempre bene, in effetti è una bomba ragazzi, cioè I Love Extreme Waterproof, uno spettacolo, pagato tipo 3 euro, cioè la vita, un mascara così ottimo a 3 euro, vabbè. Poi ci sono dei ciondoli nuovi di Harry Potter, è arrivata la nuovissima collezione da Pandora e ho preso, anzi mi ha regalato Andrea Edvige con la lettera che secondo me è bellissima. Poi mi hanno regalato anche l'elefantino, che secondo me è un amore, cioè pucciosissimo ed è bellissimo. E poi la collana di Pandora con il ciondolo dei doni della morte di Harry Potter. Se andate da Pandora fate un giro, ovviamente questi non erano scontati, ve lo dico prima. Poi ho preso questo qui su Sephora che è il Foreo Luna 3, se non sbaglio, sì, Luna 3. Non fate caso, è sporco, anzi mi raccomando scrivetemi giù nei commenti come posso togliere da qua, dalle setole, la tinta labbra, perché queste sono le tinte labbra di Maybelline che me l'hanno combinato così, quindi scrivetemelo giù nei commenti, mi sto trovando benissimo, bene bene bene, lo uso tutti i giorni e se lo trovate in offerta fateci un pensierino perché è ottimo per la pelle, veramente ottimo. Questo qui era per tutti i tipi di pelle se non sbaglio, non me lo ricordo. Ho preso un'agenda gigantesca, questa è da casa, non è da borsa, anche perché sto aspettando ancora quella da borsa della Mr. Wonderful. Questa qui è quella grande, molto molto bella, l'unica cosa è che non ci sono le ore disegnate, scritte, e quindi vabbè ragazzi, voi lo sapete, l'ho detto anche su Instagram, io senza le ore scritte non riesco bene a scrivere le cose nell'agenda, avrò un blocco mentale, io non lo so. Ho preso 2 Yankee Candle, yuhu, le Yankee Candle, quanto amavo e quanto amo le Yankee Candle tuttora. Una alla ciliegia e una biscotti di Natale, perché tra un po' è Natale, ma che sto dicendo, prima viene Halloween che è la mia festa preferita in assoluto, però sono bellissime, fanno un odore pazzesco e per casuccia sono top. Ho preso il pupazzo di Gizmo di Gremlins, non so se l'avete mai visto, i vostri genitori sicuramente sì, lui balla, fa anche la musichetta ragazzi. Lo amo, lo amo, lo amo ed è bellissimo, l'ho preso su Amazon ed è la vita. Ho preso un altro peluche, l'ho chiamato Gato, io lo pronuncio così insieme ad Andrea, è il nostro gattino del cuore, l'ho preso da Toys Planet a Siracusa. Era troppo puccioso, l'abbiamo chiamato Gato, così si pronuncia Gato, non gatto, ed è la vita. Poi ho preso questo set di bagno da Sephora, ne ho presi 2, già uno lo sto utilizzando e mi sto trovando che è una meraviglia, l'ho presa a 7 euro, sì 7 euro, un set del genere, e non so perché me ne sono arrivati 2, però vabbè, boh, forse Sephora me ne ha inviati 2 per come regalo, non lo so. Ho preso 2 prodotti giganteschi di Lancome in offerta, latte detergente tonico della Lancome, ve li consiglio ragazzi, soprattutto se vi truccate o se magari ancora non vi truccate, i vostri genitori. Ho preso questa qui per me, no sto scherzando, è la cuccia non di un cane ma per Lolo, e già lui la sta utilizzando, infatti gliel'ho tolta e lui si è molto arrabbiato perché lui si mette negli angolini di casa, bla bla bla, ha il suo angolo e gli ho preso questa cuccia, lui ci stira, ci gioca con questo giochino, cioè Lolo è la vita. Ah, mi raccomando, Lolo ha aperto un
profilo su Instagram, Lolo The Bunny si chiama, andatelo subito a seguire. Andiamo avanti, andiamo velocissimi e spediti. Questi qui invece sono dei regali che mi ha fatto Andrea, ovvero, ancora non l'ho utilizzata, questa borsa della Thun, e sto combinando il macello più assoluto. Eccola qui, è molto molto bella, dedicata ai viaggi. E noi in questo periodo non stiamo viaggiando, però ragazzi, cioè, è troppo pucciosa, è color carta da zucchero ed è compattina, cioè adoro, adoro. E poi, sempre della Thun, ho preso la mascherina della Thun. Sì ragazzi, perché la Thun ha fatto le mascherine, e in questo periodo, essendo che dobbiamo mettere le mascherine, e io le metto sempre, assolutamente, l'ho presa della Thun. E poi una penna, come non prendere la penna della Thun, cioè è bellissima, è stupenda. E poi stiamo finendo, ho preso un nuovo profumo, cioè oddio, veramente l'avevo utilizzato, mi sono trovata bene, della Vie Belle. L'ho messo sempre in tutti i nostri incontri, per tutti i firmacopie avevo sempre questo qui addosso, e voi mi dicevate: Corinne, fai un odore pazzesco, mamma mia che odore Corinne, era questo, la Vie Belle. E ho trovato questo qui di 100 ml in edizione speciale a un prezzo quanto il 50 ml, quindi cioè ragazzi, la vita. Però non so se questa promo la fanno in tutte le profumerie, io l'ho presa da Sensation, non so se nelle vostre città esiste la profumeria Sensation, penso di sì. Poi cosa manca? Manca un piccolo orsacchiottino della Trudy che mi ha regalato Andrea, questo qua piccolo 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 e puccioso, che ho chiamato Teddy, cioè vedete voi quanto è Teddy, come vuoi chiamare un orsetto? Teddy, come lo vuoi chiamare. Poi questa scimmiettina, ma quanto è carina, l'avevamo vista da sola al GameStop, c'era l'unico peluche rimasto e Andrea me l'ha regalato, ma che carina, ma che pucciosa. Allora, penso di aver mostrato tutto. Sì, penso proprio di sì. Vabbè, se ho dimenticato qualcosa magari la mostrerò nei miei social. Ovviamente non era un video dove mi volevo vantare di quello che ho comprato, ma semplicemente sono dei saldi. E se volete, a parte che li ho comprati tipo in 3 mesi, quindi non in un giorno solo, e se volete dei dettagli maggiori, mi raccomando, seguitemi su Instagram e chiedetemelo su Instagram, così magari posso fare delle mini storie dove vi spiego qualcosa che volete essere spiegati. E va bene, penso di aver detto tutto. Sì, sto aspettando ancora l'agenda mini per la borsa, appena arriverà la posto su Instagram. E niente, io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, vi voglio bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni, ciao ciao.